Abbiamo oggi in linea l'ingegner Carlo Latanzio, tecnico della prevenzione, col quale faremo una chiacchierata sul tema del riappropriarsi degli spazi dopo la pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Ingegnere, buonasera. Buonasera a lei. Tutto Come va? Come sta? bene, signor Zanette, tutto bene, assolutamente. Lei? Benissimo, benissimo. Io ho tentato più volte in questi giorni di fare questa intervista, finalmente ci siamo riusciti perché un nostro amico comune mi ha detto che da lei potrei ricavare delle notizie, delle informazioni e anche delle attenzioni per quanto riguarda il tema che stiamo sviluppando in questo momento, che è quello della ripresa. Riprendiamo da qui la ripresa dei nostri spazi. Certo. Ecco sì, questo nostro amico imprenditore comune Marco, anche lui ha vissuto questa esperienza del blocco della sua attività, come sicuramente molti imprenditori, ecco, qua dal Friuli, come voi in Veneto, come in tutta Italia. Lui l'ho sentito ieri, era arrabbiatissimo. Perché dice io ho investito parecchio e non vedo con queste limitazioni che ci sono la possibilità di continuare, di rifarsi delle spese almeno, però investirò ancora di più, vediamo cosa succede. Cosa mi dice lei del comportamento dell'umano in questo momento? Beh, sicuramente la sensazione dell'imprenditore, come mi ha detto lei, è molto comune. Moltissimi imprenditori in questo momento sono in difficoltà. Chi si aspettava che l'attività professionale si bloccasse da un momento all'altro? Anch'io, ho avuto un blocco totale della mia attività dal 21 di febbraio in poi, dal giorno del mio compleanno. Da lì in poi ho avuto annullato mesi e mesi di corsi programmati, di consulenze, di assistenza. Come dicevo, all'interno del mio ambito professionale io mi occupo di assistenza agli imprenditori, soprattutto nel settore alimentare. Appunto, abbiamo un amico in comune, imprenditore nella ristorazione, come centinaia che assisto, o nelle imprese alimentari, qua in più abbiamo come da voi moltissime cantine vinicole che hanno ovviamente bisogno di assistenza, particolarmente in questo momento dove per i motivi che conosciamo, le normative si stanno sicuramente facendo più articolate. Tenere un pubblico esercizio, come dicevamo, è più difficile, sicuramente ha dei costi a volte insostenibili, che dipendono sicuramente dalla ampiezza del locale, dalla possibilità che ha l'imprenditore Ecco, mi di scusi adeguarsi ingegnere, mi alle regole. scusi. A proposito di costi, sono sempre giustificati i costi? Beh, i costi per l'imprenditore sono sicuramente giustificati dai motivi di igiene e di prevenzione. Effettivamente l'accordo che è stato preso con le regioni, l'accordo Stato-Regioni, è anche in realtà molto, molto semplice da applicare rispetto a quelle che erano le bozze precedenti che abbiamo visionato anche a livello regionale, qua in Friuli. Ecco, sicuramente sono costi alti, costi di impresa dovuti alla materia prima buttata ed essere acquistata, costi di impresa legati al mantenimento del lavoratore, non solo al mantenimento della vita personale dell'imprenditore. Sono molti costi anche ridotti in previsione di un mancato guadagno che non riesce purtroppo a fisicamente applicare le linee guida delle regioni e del governo, purtroppo non vende, può avere un mancato guadagno. Intendo superfici, immagini come ad esempio chi ha la fortuna, se si può definire così, è un termine che non mi piace utilizzare, ma un imprenditore nella ristorazione che ha un locale molto ampio, con addirittura un'area esterna molto arieggiata. Non ha forse all'atto dell'apertura un danno così evidente come immagini un piccolo ristorante invece in un centro storico che prima puntava sull'enorme qualità e che ora ha dovuto drasticamente ridurre il numero di tavoli. Tutto questo è equilibrato? Sicuramente no, ma è giustificato da motivi di igiene e di prevenzione sull'intera popolazione italiana, europea
sono costi sociali che dobbiamo sicuramente affrontare ognuno di noi. Sì, sono un po' perplesso perché devo dire che con tutte le lamentele che mi sono saltate addosso in questo periodo, proprio dagli imprenditori che ho intervistato, si parlava di, cioè sono perplesso non sulla sua risposta, ma sulla reale situazione che gli imprenditori stanno vivendo. Io li comprendo perché io vengo da imprenditore, da anni faccio l'imprenditore e quando si arriva magari al limite dopo una situazione commerciale che si era creata già dal 2008, il grande disastro economico del 2008, ci troviamo ad aver, l'imprenditore si può trovare ad aver esaurito tutte le forze e adesso capita questa ulteriore stangata, oltre al sistema fiscale che si ritiene non sia proprio perfettamente equilibrato con quelle che sono le esigenze vista la concorrenza che c'è. Sì, sicuramente, come dicevo, il costo per l'imprenditore può essere percepito come alto. Anch'io ho visto questa, come dire, questa difficoltà nel applicare le regole imposte attualmente, però le ho anche viste come condivise, come giuste, giustificate dalla popolazione, soprattutto degli imprenditori che visito per mestiere. Ecco, certamente lei mi poi un altro piano, un altro ambito, vengo anche io da una famiglia di imprenditori, di commercianti, mio nonno, mia madre, ecco, tutti commercianti. Sicuramente nel 2008 c'è stata una crisi incredibile a livello italiano, non possiamo sicuramente attribuire questa cosa al coronavirus. La globalizzazione ci ha portato verso questo senso. Giustamente lei mi può poi dire che ci sono delle riforme strutturali da dover fare, che ci richiede anche la comunità europea, giustamente, che dovremmo fare velocemente per rimettersi sulla giusta strada, anche a livello economico. Ecco, io comunque vedo, percepisco anche molta positività, molto senso pratico, ma anche molta speranza nel futuro, sia da parte degli imprenditori che da parte dei consumatori. Viste, nonostante ciò, tutte le difficoltà, anch'io posso riportare storie vissute realmente di imprenditori che cessano la loro attività, non gli vale la pena, il gioco non vale la candela, come anche imprenditori che hanno visto in realtà incrementare il proprio volume d'affari a seguito dell'emergenza. Anche questo è un aspetto che potrebbe essere interessante analizzare. Ad esempio, chi si ritrova in un luogo isolato con un'ampia area di somministrazione, dove quindi la clientela, sapendo che è un posto in mezzo alla campagna, che c'è tanto spazio, va con più fiducia. Sono tante dinamiche da veramente poter affrontare, analizzare, interessanti. Sta di fatto che bisogna ripensare le attività, cioè rivederle, ristrutturarle e partire con delle idee nuove e evolutive, insomma, giusto? Beh, a tal proposito, sicuramente il coronavirus è stato, per quello che mi riguarda, ad esempio, a livello professionale, quasi un motore per spingere la regione, come è successo anche in Veneto, qua in Friuli Venezia Giulia, per spingere un progresso tecnico, organizzativo, tecnologico che era necessario, era dovuto e che era quasi intoppato. Faccio un esempio, come stiamo in questo momento tenendo una conversazione virtuale, ecco, la regione, ad esempio, nel mio ambito la sicurezza alimentare, ha recentemente, il 22 di aprile, su spinta del coronavirus, legiferato per semplificare la possibilità di effettuare la formazione a distanza per il personale alimentarista. Quindi, come sa, c'è tutta una serie di obblighi europei relativi alla formazione sulla sicurezza alimentare di titolare, di chi lavora nel settore alimentare. Ecco, finalmente Friuli Venezia Giulia, che era sulla buona strada, ha avuto quest'ulteriore spinta per legiferare
semplificare effettivamente quello che è comunque un obbligo formativo, ma che ora diventa smart. Concludo 10 minuti fa, ad esempio, un corso di formazione che ho tenuto per un gruppo di macellai, di clienti che assisto proprio nell'ambito della sicurezza alimentare. Quindi questo spinge anche un progresso organizzativo, procedurale, che è sicuramente positivo per l'imprenditore. Nel mio piccolo ambito questo semplifica la vita per l'imprenditore, quindi abbatte i costi, abbatte i tempi di gestione, di impresa. Sicuramente, ecco, come in tanti altri ambiti, anche nel mio piccolo settore, la sicurezza alimentare, qualcosa si sta muovendo verso la semplificazione. Ecco, sappiamo che la burocrazia in Italia può essere a volte lunga, ma la vedo come equilibrata. Nel mio piccolo, mi ripeto, stiamo andando verso la direzione giusta. Cioè, lei dice che i nostri governi si sono resi conto che è arrivato il momento di semplificare e sburocratizzare per poter agevolare la ripresa delle attività con più serenità, affrontando anche quelle che sono le grandi difficoltà che attualmente non possiamo negare. Lei dice agevole, io dico sbattono contro un muro, ma sì, sicuramente. Si sono trovati nella necessità di doverlo fare. Bene, questo mi tranquillizza anche perché so dare, d'ora in poi, ho acquisito da lei più sicurezza e so dare delle risposte, indubbiamente, che sono più serene e più tranquillizzanti anche a chi interpello, a chi intervisto, che hanno naturalmente le loro ragioni per le loro esigenze, perché, ingegnere, mi creda, se in questo momento chiuderanno il 20, il 30% delle attività commerciali, per carità, ne nasceranno delle nuove, ma avranno le stesse difficoltà di quelle che hanno chiuso i battenti, e perciò se non avvengono queste semplificazioni di sburocratizzazione e anche di revisione del sistema fiscale, non si va poi più da nessuna parte. Decisamente, semplificazione che per fortuna, come dicevamo, sta già avvenendo, quindi nuovi imprenditori che nel bene o nel male, ipotizziamo, possono prendere posto di chi purtroppo cessa la propria attività, ecco che si troveranno ad avere forse qualche adempimento in meno, ma sicuramente i regimi fiscali sono importantissimi. Ecco, quello che è nella mia percezione, nel mio piccolo, posso dire che sono contribuente ormai da 18 anni, che nel mio piccolo recentemente è stato molto interessante invece quello che è un regime fiscale semplificato. Io da regime ordinario l'ho seguito per tantissimi anni, recentemente passo ad esempio al regime forfettario, molto molto interessante per piccoli lavoratori autonomi che nel loro, ecco, svolgono un'attività professionale. Ecco, questo ad esempio per la mia esperienza, aderisco da un paio d'anni, è una cosa interessantissima, come lo è per molti miei amici che svolgono anche loro attività professionale nell'ambito del design, della moda, piuttosto che del web, ecco, la classica attività del libero professionista, che si ritrovano ad avere regimi fiscali agevolati. Sicuramente alcune fazioni politiche stanno promuovendo un regime ancora migliore. Già io sono molto contento di quello che ho. Sicuramente, se questo dà se ci fossero possibilità ulteriori e migliori, aderiremmo nell'ambito delle regole, nel rispetto delle regole. Ecco, ecco, possiamo. L'esperienza è positiva. Possiamo chiudere questa chiacchierata, però. Le devo fare un'ultima domanda dopo, augurandoci che si dia spazio ai giovani, ma si formino i giovani ad affrontare quelle che sono le attività commerciali con coscienza e sicurezza, e si agevolino appunto con i controlli dovuti ad avviare queste attività. Largo ai giovani. L'ultima domanda che le voglio fare è legata all'agricoltura.
Io sono un sostenitore dell'agricoltura, magari dell'agricoltura bio anche, perché è sulla qualità che dobbiamo puntare. Però lei è d'accordo di spingere i giovani a riappropriarsi dei terreni, delle coltivazioni e far sì che la spiga che viene su, il piccolo chicco di grano che poi forma la spiga, che è quello che ci dà da mangiare, perché il computer ci può aiutare a gestire le colture, ma è la fatica dell'uomo, ma anche, non solo fatica, anche la soddisfazione, e i giovani dovrebbero puntare lì. Cosa ne dice? È giustissimo quello che dice. Colpisce nel segno, nel senso, non ci siamo conosciuti se non pochi minuti fa, eppure vengo da una famiglia che, come dicevo, metà sono commercianti milanesi, metà sono vignaioli friulani. Potrei portarla con il cellulare nel mio orto di casa e vedere come sta crescendo rigoglioso. Potremmo trovarci una sera volentieri, se vuole, a Treviso, no? A Udine, a bere un taglio di vino friulano, le consiglio. Un taiut, giustissimo. E conoscere qualche amico che ho, che ha preso casolari abbandonati, li ha rinnovati e ha fatto del turismo. O ha investito in un'attività che il padre aveva tralasciato e ripreso quindi in mano la famiglia e ripreso vigne che erano in abbandono da decenni per produrre anche piccole produzioni della bassa friulana, parliamo di DOC Aquileia, DOC Isonzo, veramente interessanti. C'è cultura nei giovani in una parte, per quello che percepisco io, grande, spero che lo sia veramente, per questa necessità di, che comincia lei, di occuparsi della terra in un'ottica ecologista, ambientale, di ecosostenibilità e guardi, anche direi, quindi mi permetto un commento forse troppo personale, anche di tutela del benessere animale. E ad esempio, io sono un convinto vegano. Bene, io la ringrazio di avermi dedicato questo tempo e accetto l'invito, verrò a bere il taiut e mi farà piacere, grande piacere, perché io sono un sostenitore dei giovani che affrontano la grande gioia di lavorare la terra, e mi farà conoscere queste persone che sono tanto, che le stanno tanto a cuore e stanno a cuore anche a me. Viva l'agricoltura, viva il bio, viva le culture che siano ecosostenibili, e la ringrazio infinitamente dell'apporto che ha dato alla nostra trasmissione. Ingegnere, la saluto, la ringrazio e ci vediamo presto. A lei, ci vediamo nella osteria di Udine. La ringrazio. Grazie.